Esordio positivo per la RS Roma, che nel primo match di campionato in terra siciliana contro la Cese vince per 3-1 grazie al gol di Capitan Nagni e alla doppietta della Montenegrina, al nuovo acquisto Vukcevic, che bagna il suo esordio con 2 gol. Al quinto Vukcevic si trova tu per tu con Sciacca, ma non ne approfitta. Passano soltanto 60 secondi e tocca a Nagni andare vicinissimo al gol con un tiro che viene deviato in angolo dall'estremo difensore siciliano. Le padrone di casa si rendono pericolose al 9° minuto con Perotti, che approfitta di un disimpegno sbagliato e manda la palla fuori di poco. Il match si sblocca al 15° minuto grazie a una grande prodezza di Vanessa Nagni, che con un tiro da posizione defilata segna il primo gol stagionati. Le padrone di casa provano a reagire, chiudono la resta nella propria metà campo, ma non mettono mai davvero in difficoltà l'estremo difensore giallorosso. La ripresa inizia sotto il segno delle siciliane, che prima sfiorano il gol deviato da Pipitone e poi pareggiano i conti al 5° minuto grazie a una sfortunata autorete di Colini, che di testa infila l'incolpevole Pipitone. Il pareggio scuote la RS Roma, che inizia a giocare. Al 12° minuto il direttore di gara annulla un gol a Vukcevic in sospetta posizione di fuorigioco. La pressione delle capitoline viene premiata al 18° minuto, in cui Vukcevic con una magistrale punizione dai 30 metri riporta la giallo-rossa in vantaggio. Passano soltanto 3 minuti e la stella montenegrina si ripete, trasformando in un'altra punizione grazie anche all'aiuto dell'infortunio del portiere Sciacca. La Cese è in bambola, adesso è padrone del campo, crea altre 6 o 7 palle da gol, tra cui un palo di Coluccini e un gol regolarissimo annullato a Nagni. Al triplice fischio scoppia la festa delle giallorosse, che conquistano i primi 3 punti e dimostrano di essere in forma in vista del big match di domenica prossima contro il Bari. Ricordo il punteggio: Cese 1, RS Roma 3.